città di Cisterna per spiccare il volo dopo la cinquina rifilata al Pomezia nella gara di esordio. La Fuzza Latina per dimenticare la bruciante sconfitta rimediata la scorsa settimana a Ceriara. Due presupposti diversi, ma stesse motivazioni e soprattutto stesso obiettivo, vincere. L'inizio del match è molto equilibrato, le due squadre sembrano temersi e si affrontano con estrema circospezione. Entrambe sanno quanto è importante incanalare la partita subito nel binario giusto. È migliore però l'avvio del città di Cisterna, che con Sorrentino fa questa sgroppata e Ciarla ci mette i suoi guantoni per la sua prima parlata di una partita veramente mostruosa da parte sua. Poi ancora Sorrentino che ci prova e Ciarla che gli dice un'altra volta di no. Dunque il portiere pontino che è protagonista in questi minuti e tiene a galla la sua squadra, che nel sviluppo successivo dell'azione con Di Passena serve Terenzi davanti a London che si oppone e dunque anche lui riesce a far sì che la sua squadra non subisca un gol e rimane dunque 0-0 il punteggio, con il città di Cisterna che ci riprova con Sorrentino il suo sinistro. Ciarla ancora una volta in traiettoria, si oppone, poi a un tiro a colpo sicuro non riesce a mettere dentro il pallone dell'1-0, risultato dunque che rimane sempre invariato a reti bianche fino al 10° minuto, quando Terenzi scaglia il destro e c'è il gol di Di Giorgi sul secondo palo, appostato come un falco, corregge in rete ed esulta il giocatore pontino Di Giorgi davanti al suo pubblico e con i suoi compagni di squadra per questo importantissimo vantaggio. 1-0 dunque per la Century Latina dopo 11 minuti di gioco. Poi c'è Gaito che esplode il destro, ricade malamente sul terreno di gioco. Gaito, il grande protagonista della gara di esordio con una tripletta, rimane a terra dolorante ed è costretto suo malgrado a uscire per infortunio. Brutta tegola da parte di Latina, che sembra risentire subito dopo di questa brutta caduta di Gaito, con Sorrentino che ci prova e un'altra volta Ciarla in traiettoria si oppone. Poi c'è il Ciuffa che scarica questo destro violentissimo, London reattivo si oppone sul secondo palo, poi Martufi col suo destro e il montante salva l'estremo difensore della città di Cisterna, che ci riprova con questa solo poi di Cianfanelli che spara alto a tu per tu con il portiere pontino, poi aggancia questo pallone, scalcia a colpo sicuro anche Ciuffa e per un'altra volta c'è London che veramente in versione Superman si oppone per l'ennesima volta a questa conclusione. Poi c'è l'ammunizione di Passena e finisce così dunque il primo tempo 1-0, caratterizzato da molte parate da parte di due portieri. Il città di Cisterna prova subito a accelerare il passo con questa conclusione di Autieri, la palla che fa la barba al palo, poi c'è Sorrentino che riceve sulla destra e carica il destro, ma contro questo Ciarla non c'è veramente nulla da fare. Ci provano in tutti i modi i giocatori del Cisterna, ma non riescono mai a realizzare il gol perché c'è un muro davanti a loro. E il Latina che a questo punto riparte con Terenzi sulla destra e gol. Terenzi che distila il massimo da questa azione, un gol importantissimo che giunge subito dopo l'errore da parte del città di Cisterna. 2-0 della Century Latina, che a questo punto sulle ali dell'entusiasmo confeziona anche questa occasione ancora con Terenzi, chirurgico Terenzi, veramente imprendibile anche in questo caso, partorisce questa conclusione sul secondo palo e London non può far altro che guardare la palla insaccarsi. 3-0, è partita che sembra in ghiaccio, ma a questo punto c'è la reazione d'orgoglio da parte di città di Cisterna, che non ci sta a perdere dopo aver prodotto una quantità industriale di palle gol. Cianfanelli calcia e si apre la difesa del Latina davvero in maniera abbastanza incomprensibile. C'è il gol del 3-1 che riapre seppur parzialmente la gara. Cianfanelli che è l'ultimo a non mollare dei suoi compagni di squadra. Poi c'è questo fallo subito da Bulboaca e il successivo calcio di punizione si occupa della battuta. Ciuffa che esplode questo destro, guardate, incredibile gol, splendido, spettacolare gol da parte di Ciuffa, il 4-1, un gol spettacolare da parte del giocatore numero 5 di casa. E poi c'è però Cianfanelli che sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Duva realizza il gol del 4-2, tiene dunque ancora vive le residue speranze del città di Cisterna, ma manca poco, mancano solo 5 minuti. Poi c'è questo calcio d'angolo e il rigore che viene reclamato da città di Cisterna per questo fallo di mano che però il direttore di gara Fratini non concede, e c'è poi ancora il Latina che commette però questo fallo, c'è dunque la possibilità del tiro libero perché è il sesto fallo commesso dalla Century. La conclusione di Autieri è ancora una volta è Ciarla, che veramente sembra un polipo dotato di mille tentacoli, le prende davvero tutte, anche in questo caso alla fine spezza ogni velleità, ogni desiderio di gloria, di mettere la partita nuovamente in equilibrio da parte della Cisterna, e finisce 4-2, grande vittoria da parte della Century che con questo successo si riporta dunque a 3 punti, a soli 3 lunghezze dalle prime della classe, e soprattutto si rilancia dopo la prima sanguinosa sconfitta.